Oggi giornatina particolare, no? Sesta giornata, prime tre partite, sono successe robe veramente incredibili. Prima che questo video inizi, lasciate un bel like, l'iscrizione, commentino. E attivate la campanellina per non perdervi più nessuna notizia e notifica di questi video che vi pubblico. In descrizione ci sono tutti i link che vi servono per seguirmi. C'è quello di Instagram, quello di TikTok, c'è il link del mio primo canale che tratta solo ed esclusivamente i giochi Supercell. Poi ci sono altri due link. Il primo è quello di OneFootball, la migliore applicazione del calcio, e l'altro link è quello di Amazon, dove potete acquistare 54 salvette mitificanti a costo di 9,99 euro. Stavo dicendo che questa giornatina è stata abbastanza particolare. Inter Torino, Sampdoria Milan e Napoli Spezia, tre risultati diversi con le tre big squadre di questo campionato, Inter, Milan e Napoli. Innanzitutto vi ricordo che domani usciranno le pagelle, sicuramente quelle di Inter Torino usciranno alle 14:30, poi vediamo se riesco a fare uscire pure le pagelle dei di Napoli Spezia. Vedremo, è tutto da vedere. Da quale match partiamo? Facciamo una breve analisi, vi dico qual è il mio parere molto velocemente, non voglio registrare un video dei 20 minuti, 30 minuti. Io partirei proprio da Inter Torino. Essendo che sono un tifoso interista, esprimo quello che è il mio parere. Oggi eravamo a San Siro con tutto il pubblico, con tutta la personalità. Alla fine vedevo che al 90esimo tutti i tifosi interisti che erano nello stadio stavano facendo i cori. Ho sentito pure un coro verso il mister Inzaghi, ovviamente un coro positivo. Magari questo è un segnale da parte dei tifosi per Inzaghi, per fargli capire quello che sta succedendo, non lo so, non lo so, vedremo. Comunque, l'Inter del primo tempo, poche idee, molto male, un possesso palla sterile da parte dell'Inter, mentre il Torino nel primo tempo ha sicuramente avuto più occasioni con le varie parate di Handanovic. Nel secondo tempo, diciamo forse 20 minuti gioca meglio Torino, da lì in poi, dal 60esimo al 90esimo, ho visto un'Inter diversa, ho visto la cattiveria, la voglia di attaccare, e ci siamo riusciti, eh. Lautaro oggi non ha segnato, però meritava di segnare perché ha fatto tantissime, ci ha avuto tantissime occasioni. Peccato, mi è dispiaciuto, volevo una doppietta, però insomma, siamo comunque riusciti a vincere. C'è da cambiare il gioco. Brozovic c'ha dei problemi, non lui, è la squadra che c'ha i problemi. Handanovic, non voglio sentire uno che dice che fa le parate laser, perché vengo lì e faccio vedere le parate laser quale sono. Oggi si è salvato, oggi è stato l'MVP della partita. Poi vi dirò il voto che gli ho messo. Fatto tantissime parate, Vlasic, Radonic, una parata incredibile, cazzo sopra la traversa. Handanovic è robe incredibili. Poi Barella e Brozovic, come sempre, hanno fatto un'azione proprio da manuale del calcio. Anzi, in questo qui, in questa azione, ci aggiungo anche Bastoni. Che ha fatto Bastoni? Bastoni ha fatto un gesto tecnico importantissimo, cioè si è messo davanti al pallone. Barella lo aveva fatto questo cross, questo mezzo cross per Brozovic, e poi Brozovic ha fatto un gol eccezionale, eccezionale. Da uno come lui, ovviamente, questi gol si aspettano. Dumfries non mi è piaciuto più di tanto, poteva sicuramente far meglio. Stessa cosa per Di Marco. Dzeko ci ha provato, ma
Sappiamo che Dzeko ogni tanto difficoltà ce li ha perché rimane il fatto che c'ha 36 anni, E per i subentrati, Gosens non c'è così niente di che, insomma. Invece Bellanova, io già l'ho detto in varie occasioni, perché non facciamo giocare una partita da titolare per Bellanova? Mi sembra un ragazzotto bello, imponente, importante. Imponente perché è alto e importante perché lì sulla fascia potrebbe veramente essere un uomo fondamentale. Non dico che è più forte di Dumfries, ma non è che sia scarso. Ha fatto comunque le sue 20-25 partite l'anno scorso col Cagliari, quindi non è scarso. Quindi questo è il discorso di Inter Torino. Speriamo che sia arrivato un segnale a Mister Inzaghi. Speriamo, adesso noi dobbiamo andare a giocare contro il Victoria Plzen e vediamo se ci sono questi segnali positivi che oggi non è che l'Inter ha dimostrato segnali positivi, ha mostrato che sa vincere anche le partite in un momento difficile. Rimane il fatto che il gioco non c'è sta ancora. Archiviamo la partita, abbiamo vinto e bravi tutti. Avanti. Andiamo su Milan-Sampdoria. Ah, prima cosa, su questo, scusate, Sampdoria-Milan. Match molto teso, Match molto teso, espulsione di Leao. L'espulsione era giustissima. Prima Leao aveva preso già un cartellino giallo, ne ha ripreso un altro, quindi quella era diretta espulsione. Poi alla fine della partita, Giampaolo, pure lui ha preso un cartellino rosso. C'era un fallo su Rincon. No, chi era? Lewis, no, Rincon, scusate. Quindi, essendo che Giampaolo al Milan gli abbiamo dato il fallo, no? Che Giampaolo non voleva, cioè non gli andava bene sto fallo, cioè, l'ha contestato, l'arbitro gli ha dato un rosso e dovuto andare via, però gli ha detto vattene a fanculo, così ha fatto vattene a fanculo. No, che grande Giampaolo. Milan vince anche senza Leao, che sicuramente è il trascinatore del Milan. Giroud però ha mostrato che è ancora un grande attaccante, batte un rigore, ma questo rigore lo batte con una freddezza incredibile. Spiazza Audero e batte veramente fa un bellissimo gol, questo bisogna dirlo. Milan che vince, del resto il rigore ci stava, tutte le altre cose c'erano. Quindi Milan 14 punti, secondo in classifica dopo il Napoli. Parliamo dell'ultimo match, che è proprio quello del Napoli. Qui già non so se avete visto, ma ho registrato un piccolo video su TikTok. Ho detto che per me il Napoli non doveva vincere la partita, ma la doveva pareggiare. Perché dal secondo tempo in poi lo Spezia ha avuto sempre il pallino del gioco, lo vedevo uno Spezia molto attento, con tante ripartenze, con tanti giocatori forti. Mi è piaciuto veramente lo Spezia, ma ve l'ho detto, mi è piaciuto lo Spezia come ha giocato contro l'Inter, mi è piaciuto lo Spezia come ha giocato la Juventus, e stavolta mi è piaciuto lo Spezia come ha giocato contro il Napoli. Stavolta meritava lo Spezia di fare un gol. Come si chiama lì, ragazzo? Raspadori. Raspadori segna. Questo è un segnale, dimostra un segnale. Sapete qual è il segnale? Il segnale lo ha dato proprio a Spalletta. Ha detto, praticamente, hai visto che se io gioco riesco a fare i gol? Questo è un segnale per Spalletti. Anche perché Spalletti lo stava per sostituire, quindi è stato fortunato. Se ad esempio il Napoli perdeva, Spalletti veniva contestato perché aveva sostituito Crava. E Crava, fino a quel momento, era stato uno dei migliori, Vi leggo una statistica fenomenale, vediamo se la ritrovo. Aspettate, vediamo se la ritrovo, dove sta? Eccolo qua, 100% di duelli vinti e 3 occasioni da gol. Questa è la definizione di un vero e proprio attaccante, cioè un giocatore fortissimo. Il gol di Raspadori arriva su un grandissimo pallone di Zielinski, una grande velocità da parte di Lozano, mette questo assist in mezzo, Raspadori, posto giusto, momento giusto, e la insacca e fa gol. Quindi il Napoli vince
anche loro stanno prima in classifica con 14 punti. Avranno questa settimana l'impegno contro il Rangers e poi però settimana dopo, sabato, devono giocare contro il Milan. Quindi big match Napoli-Milan. Un piccolo accenno anche a Gaetano del Napoli, che comunque entra molto molto bene. Anguissa fa la sua solita partita importante. Sapete che per me Dombélé è un acquisto che il Napoli non doveva fare? Non mi sembra un grande centrocampista, vi dico la verità. Non trova inserimento, magari è solo perché è stata la prima giornata, però non mi sembra esagerato. Oggi Jesus, Juan Jesus mi è piaciuto tantissimo. Mario Rui sta per fare la frittata. Lasciate perdere. E Meret, ultima cosa, ha fatto una grande parata all'inizio del primo tempo. Queste erano tutte le partite di oggi. Ci vediamo alle partite domani e vediamo quello che succede. Comunque, tra i pronostici ho indovinato soltanto quello del Napoli, che avevo detto che vinceva proprio con una doppietta di Raspadori. E quindi azzeccato, pronostico. Ciao belli.